Noi abbiamo un programma veramente vasto su praticamente tutte le tematiche. Abbiamo fatto un'elaborazione con tanti giovani, ma soprattutto con tante associazioni e tante cittadine e cittadini che ci hanno voluto dare una mano. Parliamo di una Prato più ecologista, attenta all'ambiente e alla sostenibilità, a una Prato che permetta soprattutto ai giovani di capire come essere educati da un punto di vista affettivo, una Prato a misura di giovane, una Prato che sia inclusiva per l'integrazione e anche che dia opportunità a tutti. Il tuo nome quindi punta a rappresentare i giovani che si riconoscono nel manifesto del centro-sinistra naturalmente. Non solo i giovani, a noi piace pensare di dare l'opportunità alla nostra città di capire quali sono i punti di vista dei giovani per quanto riguarda tutte le tematiche e anche il futuro della città, ma non possiamo farlo da soli, noi abbiamo bisogno di tutta la nostra comunità, di tutte le generazioni, di tutte le categorie. I giovani democratici negli ultimi anni, pensiamo al voto delle scorse politiche, sono stati molto critici nei confronti della dirigenza del partito locale. Sì, la nostra è una critica, però è una critica costruttiva. Noi stessi siamo molto critici anche verso quello che noi facciamo, infatti chiediamo sempre alle persone e alle associazioni di capire dov'è che sbagliamo e vorremmo che la nostra dirigenza, l'amministrazione tutta, faccia lo stesso. Ecco perché noi proponiamo anche una formula per parlare meglio anche con le associazioni e creare insieme un sistema. Pensate, le associazioni a Prato sono più di 500, noi dobbiamo creare un sistema affinché esse insieme a noi possano coprogettare la Prato del futuro. Io sono candidato nella lista del PD, orgogliosamente candidato nella lista del PD, per un PD che si sta trasformando e che noi vogliamo trasformare.